la programmazione è l'iter che i professori preparano all'inizio dell'anno ed è proprio su questo iter che poi si svolgerà il programma che noi dovremo affrontare. Secondo me la verifica è una cosa molto utile, in quanto possiamo dire che si verificano appunto tutto il lavoro fatto in un anno scolastico. Quindi ciò che i ragazzi sono riusciti a svolgere, le capacità e poi anche la volontà dei ragazzi durante gli studi. Poi, quindi secondo me la verifica è una cosa giusta. Beh, in una precedente puntata noi abbiamo seguito l'iter di un consiglio di classe. Riprendiamo questo nostro discorso con il professor Antonio Portolano, ispettore della Direzione Generale Classica, con la preside Enrica Marin, presidente IRSAE Friuli Venezia Giulia, con l'ispettore Walter Tomassino, sempre della Direzione Generale Classica. Professor Portolano. Sì, questa è in effetti la seconda ed ultima puntata di un brevissimo ciclo sulla programmazione. Il progetto culturale era quello di mostrare la realtà viva, concreta di un consiglio di classe e per le necessità ovvie del mezzo abbiamo frammentato questo consiglio di classe in tre segmenti che mostriamo in tre realtà geografiche diverse, Mantova, Cosenza e Capua, e in tre istituzioni scolastiche diverse, un liceo classico, un liceo scientifico e un istituto magistrale con indirizzo linguistico. Nella prima puntata abbiamo visto un consiglio di classe al liceo Virgilio di Mantova, era un consiglio dei primissimi giorni di scuola in cui il gruppo dei docenti si preoccupava di identificare la classe, di ricostruirne l'identità specifica, di riassumere un po' le doti culturali, le capacità di questi ragazzi anche attraverso i test d'ingresso che erano stati già fatti e di delineare anche per grandi linee gli obiettivi che su quel terreno specifico e concreto si pensava, si immaginava di poter raggiungere. E poi presentavamo anche come ipotesi di griglia di lavoro per i docenti le quattro domande di Tyler, quelle domande rispondendo alle quali noi soliamo dire si fa la programmazione. Sì. E poi come messaggio ancora più rapido, quattro parole, le parole chiave di Scurati, realtà, razionalità, socialità, pubblicità. Nella puntata di oggi invece vedremo altri due segmenti di consiglio di classe. Uno che è stato ripreso presso il liceo scientifico Fermi di Cosenza, nel quale noi vedremo in effetti programmare una unità didattica, cioè vediamo un momento di rapporto specifico con il programma, perché partendo da un certo discorso di una pittura rupestre locale, i docenti di questo consiglio di classe si sforzano di organizzare il loro lavoro intorno a questa unità didattica. Poi nel secondo ed ultimo filmato della puntata di oggi andremo a verificare il momento della verifica, il gioco di parole è involontario ma forse significa qualche cosa, perché la verifica è in effetti il momento più importante di qualunque attività di programmazione, di qualunque ciclo di programmazione. La ringrazio professore, vediamo allora insieme il primo filmato. Solo il professore di diritto che comunque ha lasciato degli appunti alla professoressa di storia con cui conduce un lavoro interdisciplinare, la professoressa Vena verbalizza e quindi possiamo dare inizio al consiglio. Il primo punto all'ordine del giorno è la strutturazione della prima unità didattica. Naturalmente questa unità dovrà inserirsi per quanto concerne gli obiettivi, le metodologie e i contenuti nell'ambito della programmazione annuale già effettuata da questo consiglio di classe. Poiché questa prima unità didattica risulta incentrata soprattutto sulla preistoria, si potrebbe porre al centro di essi l'analisi di una testimonianza storico-artistica di grande rilevanza sul nostro territorio. Si era pensato infatti al vostro Primigenius, un grafito rupestre risalente al decimo millennio a.C. rinvenuto nella zona di Papasidero, che potrebbe costituire la meta di un'interessante escursione didattica. L'obiettivo non è certo quello di trasmettere con
contenuti isolati e specialistici, bensì privilegiando la dimensione formativa della cultura a quello di dare ai ragazzi adeguati strumenti di lettura e di critica a valutazione del reale, di consentire loro di cogliere i fondamentali nessi di causa ed effetto, soprattutto di inserire i singoli dati in un quadro generale e sistemico. Bene, la visita alla Grotta del Rometto segna un momento pregnante per l'insegnamento dell'arte, perché cominciamo dall'inizio del linguaggio dell'arte. E la figura del boss, del toro, della Grotta del Rometto è una testimonianza importantissima per capire il proprio linguaggio dell'arte primitiva, e il naturalismo che si fa prassi magiche, il rituale propiziatorio che ci sta dietro. E la visione diretta di quest'opera offre ai nostri ragazzi la possibilità proprio di coglierne l'essenza. L'esame di questo fenomeno artistico ci avvia bene verso quel discorso che avevamo detto precedentemente, perché cominciamo a far esaminare un segno lasciato dall'uomo attraverso uno studio storico-semantico e a studiare, a comprendere la tradizione culturale della nostra regione. Io potrei incominciare a trattare di quella che è la dimensione religiosa o semplicemente insomma dell'esperienza del sacro, dell'uomo che questi ha sempre espresso in ogni tempo e in ogni spazio e quindi anche in questo particolare periodo storico. E così magari parlando dei segni religiosi, citare alcuni aspetti cultuali tipici di questo periodo come il rito, il sacrificio, ritornare su alcuni aspetti simbolici delle figure rupestri, incominciare a tracciare la differenza, non so, tra il magico e il sacro. Per quanto riguarda la scienza della terra, riferendomi alla Grotta del Rometto, dove è stato ritrovato il boss primigenius, tratterò la genesi e la classificazione delle rocce, partendo dalle rocce calcaree presenti in esse, per arrivare alla individuazione e alla differenziazione di campioni geologici in base ad analogie e differenze, in modo da applicare criteri classificativi ed acquisire un lessico geologico. Il laboratorio di fisica si potrebbe inserire nell'unità didattica proponendo agli allievi lo studio dei cambiamenti di stato, come la ebollizione, la fusione, la liquefazione, la evaporazione. Per quanto riguarda la geografia, partirei dalla presentazione del territorio calabrese, facendo notare che è il più antico della penisola italiana. Inoltre individuerei i luoghi dove sono state ritrovate testimonianze di fossili e reperti geologici che si riferiscono a quel periodo. Poi passerei alla descrizione delle coste calabresi, poiché la preistoria in Calabria, eccetto Papasidero, è solo sulla costa. Per quanto riguarda la storia, mi soffermerei sulla preistoria in questa prima fase, e in particolare dal periodo paleolitico al periodo neolitico, e sulla organizzazione delle prime società e delle prime forme di governo. A questo punto mi collegherei con l'insegnante di diritto ed economia, e per l'economia il collega tratterebbe la diversificazione e la specializzazione delle attività produttive, le conseguenti variazioni demografiche e quindi l'incidenza economica di queste variazioni. Devo dire che ho difficoltà ad inserirmi in modo proficuo nella progettazione di questa unità, perché bisogna tener conto della tipologia di questa prima classe sperimentale, di cui fanno parte tre alunni che hanno studiato tedesco alla scuola media. Quindi logicamente mancano dei prerequisiti necessari ad affrontare la lettura e anche l'analisi di un testo informativo sugli resti preistorici Gran Bretagna. Per l'educazione fisica io e la collega avevamo pensato di incentrare l'unità didattica sul movimento, inteso come linguaggio corporeo, per fare in modo che l'alunno impari a esprimersi, ad esprimere e a comunicare i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri stati d'animo agli altri, non solo con il linguaggio verbale e l'immagine, ma anche con il linguaggio gestuale, e attraverso la tecnica mimico-gestuale, che in prosieguo vi consiglio, sarà illustrata nei dettagli.
Accanto al linguaggio formale dell'arte, al linguaggio gestuale dell'educazione fisica, vorrei introdurre adesso il linguaggio formale della matematica, che ci concede di leggere il libro della natura attraverso i principi fondamentali della logica. Questo perché il ragazzo capisca sin dall'inizio che le frontiere della matematica vanno oltre il campo dei numeri e che il ragionamento e il linguaggio sono nettamente stretti tra di loro, in quanto la correttezza dell'uno dipende dalla puntualità e dall'unicità dell'altro. E adesso appunto il discorso si stava opportunamente spostando sul piano degli obiettivi e delle metodologie e quindi con un nuovo giro di interventi vediamo di puntualizzare tutto questo nell'ambito delle singole discipline. Prego. Io a proposito del linguaggio formale volevo esporre come potrei organizzare la fase successiva alla visione diretta. Beh, dal consiglio di classe torniamo al nostro studio di Torino, professore. Io vorrei dire innanzitutto che ovviamente il lavoro dei colleghi di Cosenza non è finito non al è finito punto qui, in cui noi l'abbiamo lasciato. L'abbiamo lasciati sfumati. E non finisce no? qui. Ne avranno, credo, ancora per parecchio tempo per concretare formalmente questa unità didattica. Segnalerei abbastanza la concretezza degli interventi. Mi piace, per esempio, l'insegnante di lingua che ha segnalato le difficoltà a entrare nell'unità didattica. Il che ci dimostra che non si tratta di un lavoro esteriore certo. E surrettizio. E la cosa ancora più importante che credo vada segnalata è il messaggio che arriva da questo consiglio, cioè il rapporto che in questo caso ci si sforza di creare tra la programmazione e il programma. Questi sono dei colleghi che sono partiti, si sentiva nelle parole di ognuno, dal programma che devono comunque svolgere, dalla realtà del programma e su questa realtà hanno cercato di inserire il discorso operativo della programmazione. In fondo uno dei momenti più difficili è proprio quello del rapporto fra programma e programmazione, ma su questo rapporto fra programma e programmazione io credo che il collega Tommasino che è qui con noi possa illuminarci ampiamente. Allora lasciamo la parola all'ispettore Tommasino. Esatto, programmazione da programma. Volendo ora abbozzare una definizione di programma, utilizzando magari tutto quello che leggiamo su questa voce, sull'enciclopedia e in Audi, che è riferito però ai calcolatori elettronici, il programma scolastico potrebbe essere definito come un itinerario di lavoro che pur nella sua prescrittività presenta però ampi spazi di flessibilità e di duttilità perché consentono di raggiungere delle finalità specifiche e definite. Quindi direi che il programma in sé e per sé è oggettivo perché vale per tutti, è indifferenziato perché serve, è stato costruito per esigenze generali, per finalità che sono per tutti, mentre invece la programmazione è soggettiva, è creativa, è differenziata e utilizza il programma soprattutto per raggiungere delle finalità che poi sono le finalità specifiche, gli obiettivi specifici del curriculum che i docenti intendono costruire. Ora, mentre la scuola tradizionale considera il programma, il fulcro, l'asse portante dell'azione didattica, dell'azione educativa, la scuola che attua la programmazione focalizza la sua attenzione sugli obiettivi, che poi sono le conoscenze, le competenze, cioè le abilità e le capacità, i comportamenti che gli alunni devono possedere al termine del processo educativo. Allora, in questa ottica, il programma è soltanto un mezzo, ma non è un fine, è un mezzo che pur nella sua prescrittività flessibile viene assunto in funzione degli obiettivi. Degli obiettivi, oppure direi ancora in termini di maggiore chiarezza, che il programma attiene alla struttura logica della disciplina, mentre invece la programmazione punta sugli aspetti psicologici del soggetto che apprende e si preoccupa che la conoscenza si trasforma in competenza. Di qui la necessità di passare dalla scuola del programma alla scuola della programmazione. La ringrazio, ispettore. Ora abbiamo un altro filmato da fare vedere ai nostri telespettatori. Vediamolo insieme. Su questo filmato di Capua noi vedremo un consiglio di classe che si riunisce prima di fare la valutazione, cioè diciamolo con parole realistiche, prima di passare alla dettatura dei voti, scritto orale e numero delle assenze, si riunisce per verificare se gli obiettivi che erano stati identificati e prefissati sono stati veramente raggiunti.
conclusione del primo quadrimestre e quindi prima di passare a quella che è la valutazione specifica curriculare dobbiamo verificare circa gli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni. Signorina Nardi, lei è pronta per registrare al verbale tutto quello che diciamo? Ebbene, in effetti questa fase della programmazione, appunto quella della verifica, è una fase particolarmente delicata, come abbiamo più volte detto, dal momento che costituisce una forma di garanzia e di valenza specifica affidata al docente nell'ambito del processo educativo. L'importanza della programmazione consiste proprio in questo, dal momento che è un procedimento duttile, malleabile, plasmabile all'utenza scolastica, sicché laddove le cose non vadano bene, occorre fare in maniera che vadano bene. All'inizio dell'anno scolastico ci siamo proposti di raggiungere certi obiettivi di apprendimento da parte degli alunni, oggi il nostro obiettivo è proprio questo, vedere che cosa è stato fatto, che cosa eventualmente ci rimane da fare per far sì che le cose possano andare bene. Abbiamo avuto già degli incontri per aree disciplinari, vediamo allora la prima area disciplinare, quella linguistica letterale. È lei che riferisce, signori, sì. Signora? Sì. Allora, ci dica come vanno le cose. Allora, questi ragazzi hanno già studiato inglese alla scuola media, presi dell'esame, però presentano molte carenze ancora nell'area linguistica espressiva. Comunque posso dire che sono abbastanza contenta dei risultati raggiunti, perché gli obiettivi prefissati erano appunto di comprensione, produzione orale, e noto con piacere che la maggior parte dei miei alunni è in grado di comprendere dei messaggi di vario tipo e di produrre anche messaggi di vario tipo, semplici si intende. E in questo sono stata molto aiutata dal laboratorio linguistico, vedo che i ragazzi frequentano con molto entusiasmo, vero? Anche per il francese, penso. Sì, per quanto riguarda il francese, che è la seconda lingua che noi studiamo, devo dire che ho avuto delle difficoltà, dei problemi, soprattutto perché c'è l'interferenza con l'inglese, cioè con quella lingua straniera studiata nelle scuole medie. Ho dovuto pertanto, per preside, modificare alcuni obiettivi intermedi, però devo dire che negli ultimi tempi le cose si stanno mettendo al meglio, soprattutto dopo la programmazione della visita di istruzione a Parigi, quindi c'è un viaggio della classe, un nuovo impegno, per cui abbiamo cominciato a fare delle ricerche, creato degli itinerari, mini dialoghi in situazioni, per cui penso che la situazione della classe sia adesso positiva. Molto bene. Per quanto riguarda il latino, signorina, questo impatto con all'inizio ci sono state delle resistenze dovute a mancanza di motivazione. Superato questo, perché questi ragazzi sono più in condizione di tradurre i testi latini con quel sistema dell'incastro linguistico di cui ho parlato in tutti certo. I nostri di classe. Sperando questo i ragazzi adesso cominciano ad interessarsi, non solo, hanno cominciato anche ad individuare quei rapporti di derivazione, di mutuazione che esistono tra il latino e le lingue moderne, l'italiano, l'inglese, il francese, in collaborazione con i colleghi di disciplina. Probabilmente lo snellimento dei programmi che abbiamo fatto per quanto riguarda l'algebra e la geometria a vantaggio dell'informatica e della logica hanno prodotto questo maggior entusiasmo da parte dei ragazzi. E per quanto riguarda il superamento delle lacune diversi ragazzi sanno già a buon punto, veramente, e altri in parte le hanno colmate, anche se bisogna ancora lavorare, è chiaro che bisogna stare ancora attenti. Soprattutto reso di un fatto, sono molto molto entusiasti questi ragazzi del laboratorio informatico. E hanno già raggiunto una certa manualità, una certa capacità di padronanza. Mi piacerebbe sentire l'insegnante di diritto e economia, è una disciplina nuova, no? Per l'indirizzo linguistico, signora. Che cosa ci può dire? Come vanno le cose con lei? Diciamo che il mio impegno quest'anno si sta concretizzando nell'educare soprattutto i ragazzi alla comprensione del linguaggio giuridico attraverso la lettura e l'analisi delle fonti, come anche la Gazzetta Ufficiale e il codice, e poi ne fa consultare direttamente le fonti e esigerne un'elaborazione autonoma, anche se questa l'autonomia si raggiungerà del tutto al termine del biennio, e poi anche nel far collegare l'astrazione tipica della norma giuridica alla realtà in cui poi si manifesta in effetti. Con il professore invece di arte, come vanno le cose nell'area della sua arte? Per quanto riguarda lo studio della storia dell'arte è stato un lavoro piuttosto articolato, a volte anche difficoltoso. Comunque gli obiettivi e oggetti di studio sono stati concretamente la conoscenza delle varie forme d'arte,
l'apprendimento dei codici di lettura dell'opera d'arte sotto gli aspetti visuali e culturali dell'opera d'arte nel suo contesto storico-sociale, al fine di rendere l'alunno più consapevole verso il patrimonio artistico. Però purtroppo diciamo che è stato difficoltoso per via dell'orario ridotto a un'ora settimanale contro le due tradizionali. Lei sa che dobbiamo dare anche informazioni di teorie e metodologie dell'allenamento, dobbiamo fare prevenzione degli infortuni, pronto soccorso, eccetera. Per cui nutro ancora dei dubbi, come già le dissi a suo tempo, mi sforzerò nel secondo quadrimestre di recuperare quello che posso, ma c'è questa disparità. Lei infatti fa pesare questa forma di discrasia che esiste tra l'effettivo tempo a disposizione per l'insegnamento con lo spessore che prevede il progetto Brocca per quanto riguarda il suo insegnamento. Va bene. Mi piacerebbe sentire da ultimo il professore di italiano. Lei che cosa pensa, per esempio, circa gli obiettivi? Ecco, vorremmo sapere come vanno le cose per quanto concerne gli obiettivi relativi alla maturazione, alla comprensione dei testi letterari. Come vanno le cose con lei? Ma io dissi in sede preliminare che intendevo affrontare o far affrontare ai ragazzi lo studio della lingua da più punti di vista. Cioè, la lingua è un sistema a più facce, prismatico, come dire. E allora accanto al testo letterario, ecco, inserisco quasi quotidianamente le letture brevissime di giornale. Nel confronto praticamente tra i vari registri, tra i vari testi che io pongo a disposizione, vedo che i ragazzi trovano anche interesse maggiore che una volta per il solo testo letterario. Cioè la scuola una volta è diventata privilegiato, il testo letterario e basta. Poi quando affrontiamo il testo letterario, noi cerchiamo praticamente di fare un'analisi del testo e del contesto. E allora mi pare di poter concludere, dopo questo primo giro di indagini, che si possa nutrire un cauto ottimismo per come vanno le cose. Ricordiamo che ci troviamo nella prima liceale linguistica che sta sperimentando questo primo anno. Beh, abbiamo seguito un consiglio di classe sulla verifica e mi pare che questa sia comunque un'esperienza che, diciamo, nella scuola si svolge praticamente a quale punto dell'anno scolastico? Ma io direi che la verifica va fatta continuamente e non soltanto, come diceva la ragazza, a fine anno scolastico, perché la verifica è un feedback, cioè un'informazione di ritorno che è utile prima di tutto per l'insegnante, per valutare quelli che sono gli elementi nel percorso educativo che ha programmato. Io vorrei anche sottolineare un altro aspetto, cioè che questo concetto e questa esperienza di programmazione che sta maturando nelle nostre scuole verrà potenziato indubbiamente da una scuola dotata di autonomia e di flessibilità, così come prevede un disegno di legge ministeriale, anche se dobbiamo evitare di costruirci dei miti, perché mentre Italia e Francia stanno puntando alla valorizzazione della periferia, l'Inghilterra, che ha una tradizione lunghissima di decentramento con il Baker Bill, è rientrata, anche se su base volontaria, l'accentramento nazionale. Quindi direi che è un'esperienza positivissima che va coltivata senza crearci alibi per l'inazione. Mi premeva sottolineare tuttavia che la programmazione non può essere soltanto un aspetto culturale interno alla scuola e quindi a livello micro, ma anche a livello macro e quindi come progetto educativo complessivo al quale un sistema di un determinato paese deve tendere. È evidente che gli obiettivi che ci si deve porre devono essere molto chiari e sostanzialmente sono tre: la formazione e quindi l'educazione in senso ampio, educazione valori, educazione civica del giovane, la crescita di opportunità nel sociale che deve essere favorita e il terzo elemento è il rapporto con il contesto socio-economico. Ecco, di questi tre obiettivi, il primo collegato a criteri di tipo valoriale e quindi come tale può essere soggetto a fluttuazioni direi etiche, mentre gli altri due senz'altro devono far parte di una programmazione a livello macro, programmazione anche qui intesa soprattutto come capacità di definire con certezza, con chiarezza, l'abbiamo già detto, gli obiettivi, le risorse, gli strumenti, la valutazione, la verifica, valutazione del processo attivato, del prodotto ottenuto, tenendo però sempre presente che questo va collegato a quelli che sono i bisogni della committenza e del sociale in generale.
Nell'epoca in cui viviamo, la programmazione a livello scolastico, a livello di sistema e quindi anche quella scolastica, deve tenere presente alcune coordinate, le accenno di sfuggita ma sono fondamentali. Prima di tutto il dinamismo tecnologico che rende obsoleti i saperi. Ciò non significa che il sapere scolastico debba inseguire la tecnologia, ma chiaramente che bisogna trovare un modo nuovo per collegare insieme sapere scolastico ed extrascolastico. Secondo elemento, la scuola convive all'interno di un ecosistema in cui esiste una pluralità di agenzie formative, quindi non soltanto c'è un'esigenza di mediazione culturale, ma soprattutto quella di una cultura dell'interazione, di un'azione progettuale integrata che dia risposte a questa condizione di transizione generalizzata. Terzo elemento, l'Europa. Non dobbiamo dimenticare il 93, l'appuntamento europeo, che impone a tutti una riflessione, perché la libera circolazione delle professionalità esistenti comporterà prima di tutto, a mio parere, un serio ripensamento sulla ricerca di armonizzazione dei processi educativi. Percorso difficile perché ogni sistema formativo è risultato stratificato di convinzioni, certo, di ideologie, ma certamente uno sforzo che va fatto evitando le semplificazioni riduttive e soprattutto tentando di cogliere in maniera consensuale gli aspetti positivi di questo confronto, di questa dimensione europea. La ringrazio molto. Mi pare che anche gli altri paesi del resto stiano in qualche maniera avvicinando, assomigliando sempre di più, no, i loro curriculum scolastici. Sì. Ma la realtà in fondo è quella con la quale noi dobbiamo fare i conti, è la realtà del curriculum. La realtà del curriculum che significa un gruppo di alunni specifico, preciso e determinato, un gruppo di docenti in un contesto preciso con i suoi lati positivi, con i suoi difetti, con le sue carenze, con le sue realtà, di fronte al quale curriculum noi non possiamo continuare a vivere nella realtà astratta del programma. Ecco, io lascerei ai colleghi in ascolto una sorta di messaggio, slogan conclusivo. In fondo, programmare è un'operazione molto semplice, tanto semplice quanto indispensabile. Programmare significa trasformare il programma in un curriculum. Se riusciremo a fare questo, molti dei nostri problemi didattici saranno risolti e tutto questo ci consentirà di passare da quella scuola del programma a quella scuola della programmazione, da quella scuola dei contenuti a quella scuola degli obiettivi, che anche il collega Tommasino poco fa ha ben segnalato. Grazie professore, grazie anche agli altri ospiti, naturalmente ai telespettatori, arrivederci.